Pronto, sì, buongiorno signora. Lì montaggio di infissi? No, mio marito fa montaggio di infissi, Ah, sì? ecco, appunto, siccome ho visto sull'elenco, c'è suo marito? Sì, un attimo glielo faccio, Grazie, molto prego. gentile. Ho bisogno di infissi. Ho bisogno di infissi. Tanto non avevo bisogno di infissi. Oh, guarda un po' io. Sempre la televisione accesa, classe, proprio. Il grande fratello, Pronto? proprio. Pronto, buongiorno, è lei che fa il montaggio di infissi? Chi è? Scusi. No, io ho visto sull'elenco questa sua qualifica e non so se lei lo fa anche per privati, no? Privatamente, cioè, insomma, se io le commissiono un lavoro me lo può fare. Dipende. Perché? La cosa? Ultimamente sono molto impegnato. Sì, vabbè, ho capito, quando potrà naturalmente. Per sapere se era ancora in attività, ecco, perché a volte si trova in attività sull'elenco e poi magari non lo fa più. Senta, io avrei bisogno di infiggere mia suocera. Come? Ah, lei fa infissi, no? No, io faccio solo il montaggio. Montaggio degli infissi, Sì, ecco, in vabbè, legno. il legno, vabbè, il legno, vabbè, lo stesso, mia suocera, anzi meglio il legno, perché mia suocera è una vampira, no? Se il legno di frassino meglio, un bel punteruolo, fa un bel infisso nel cuore e così praticamente, insomma, la rendiamo inoffensiva. Eh? Ho capito. Me la infigge bene? Che ride, ma che ride, sono cose serie, io pago bene, quanto vuole vuole, non c'è problema, la mia suocera mi succhia il sangue, una cosa incredibile, non si può andare avanti così, capito? Lei me la infigge, mi fa un bel infisso, così, da un professionista, la pago per quanto merita, per carità di Dio, e siamo a posto, giusto? Ecco, Giustissimo. allora quando possiamo fissare? Non so. Anzi, infissare. Appunto. Che c'è da fare lei a casa? A casa? Ma nulla, se le può venire, ma anche subito, guardi. No, era un posto, c'è un bel Una lavoro. cosa, guardi, il problema è che di giorno questa qua è sempre distesa, no? Di notte si alza, è meglio pigliarla di giorno, però. Perché di notte è un casino. Che poi, se poi la morde sono casini, eh? Cioè, per cui la cosa migliore è prendere di giorno, si apre la bara e pa! Un bel infisso nel cuore. Senta, Che la dice? ma è qui di Grosseto? Sì, mi chiamo Dracula. Sì, Dracula. no, io sei, cioè, i maschi siamo Draculo e le femmine Dracula. Cioè, mia suocera fa Dracula. Come rompecoglioni, sapesse. Noi si dorme e quella a succhiare il sangue, ma che è una cosa seria, secondo lei? No, ho E capito. allora come si fa? Quando mi viene, presto, guardi, 10, 20, 30, 40, quanto vuole io pago, eh? 50, 60. Senta, dove abita? In via delle Cantonate. Sado, cioè, via delle Cantonate, ha presente viale dei Soldatini di Piombo, quello alberato? Arriva in piazza aspetti, piazza delle Candele Spente, una piazza tonda. Voglia di ruzzare? In mezzo c'è il monumento al Cerino. Ecco, la prima sulla destra, venendo dal viale Soldatini di Piombo, è via delle Buon Cantonate. chemico, anche arrivederci. Ma dove va? Io